Ciao amici, oggi ho voglia di un gin tonic, ma ne faremo due versioni, una rinfrescante e l'altra piccante. Per iniziare ovviamente ci serve il gin tonic, io ho scelto un classico Tanqueray, quindi due bicchierini, i balloon ci serviranno dopo, il ghiaccio pure, spezie, cardamomo, pimento o pepe della Giamaica, pepe nero, pepe rosa e bacche di ginepro. Cominciamo a fare i due mix, perché il segreto qual è? Mettere in infusione il gin con le varie bacche o spezie 6 minuti prima della composizione del gin stesso. Quindi andiamo a preparare prima quello piccante, dove metteremo 3 bacche di pimento, 1, 2, 3, un pizzico di pepe rosa, 3 bacche di pepe nero, 1, 2, 3 e 1 e 2 di ginepro. Nell'altra invece metteremo una bacca di cardamomo, una di ginepro e 3 di pepe nero, 1, 2 e 3. Ora recuperiamo il nostro gin, dosatore 5 ml circa, e lasciamo riposare in infusione per 6 minuti. Ci vediamo dopo. Bene, sono trascorsi 6 minuti e l'alcol ha tirato fuori dalle nostre spezie tutti i loro aromi. Mettiamo un attimo da parte, perché la prima cosa è far raffreddare bene il bicchiere. L'ideale sarebbe metterlo in freezer, ma si può fare anche questo. Vedete che il bicchiere si appanna perché è bello freddo. Riversiamo il ghiaccio. Recuperiamo i nostri sciottini. 1, 2. Di nuovo ghiaccio a volontà. Acqua tonica, io uso questa della Fever Tree che trovo buona. Dentro delicatamente per cercare di non sgasare l'acqua tonica e in quello rinfrescante una scorzetta di limone. Partiamo da quello rinfrescante. Buonissimo, bello fresco. Col cardamomo che ha questa nota mentolata che si sposa benissimo con il limone e anche col ginepro, devo dire. E questo più piccante. Semplice, no? Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale e clicca mi piace. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!